Cari amiche e cari amici del Clan Georgici, ben ritrovati anche oggi in vivaio. Vi voglio parlare di questa meravigliosa perenne. Guardate che boom, che sventola di colori, che abbondanza di fiori. Una perenne bellissima, adesso vi spiegherò perché. Si chiama Alstroemeria e ne parliamo insieme dopo la sigla. La pianta di Alstroemeria, conosciuta anche come giglio peruviano, è una bellissima perenne, abbiamo detto, tuberosa. I tuberi sono molto carnosi, sembrano dei rizomi e sono l'organo attraverso la quale la pianta sverna durante i mesi freddi dell'inverno. Perde tutta la vegetazione, quindi va a zero, soprattutto nei climi temperati. E poi a primavera rivegeta, produce questo fogliame molto bello di un colore verde scuro. È un cespuglio molto compatto e quindi si attesta sui 40 cm. Ovviamente quello che più colpisce di Alstroemeria sono questi cluster di fiori molto compatti, molto vistosi, con dei colori bellissimi, molto brillanti. È una fioritura interessante perché parte qua da fine primavera, fa tutta l'estate, si inoltra addirittura fino all'autunno. Alstroemeria è un genere molto vasto, sono circa 50 specie. Normalmente, come in questo caso, in commercio troviamo degli ibridi, quindi sono delle cultivar create dall'uomo che ricerca appunto particolari colori, particolari segnature del petalo, molto molto belli. Queste perenni ve le potete giocare sia in posizione di pieno sole, sia in posizione di mezz'ombra. Sopra i 35 gradi perdono un pochino la capacità di fioritura. Magari se avete delle posizioni molto calde e riuscite a dare magari una schermatura in ombra durante le ore centrali della giornata, tanto meglio, ma non vi dovete preoccupare. Sole o mezz'ombra e Alstroemeria si troverà a suo agio. Per quanto riguarda le temperature minime invernali, abbiamo visto che è una perenne, quindi sa cavarsela anche quando fa freddo. Con questi ibridi possiamo tranquillamente arrivare fino a meno 10 gradi di temperatura. In generale comunque le Alstroemerie che più si utilizzano nei nostri climi come ornamentali arrivano benissimo a meno 5 gradi. Se d'inverno possiamo un po' dimenticarci la bagnatura dell'Alstroemeria, soprattutto se l'abbiamo in aiola, insomma c'è sempre una dotazione naturale in termini di umidità nel terreno. D'estate invece, quando fa molto caldo, l'Alstroemeria gradisce avere sempre un po' di umidità nel terreno, quindi quando i primi centimetri di terra sono diventati asciutti dobbiamo bagnare e teniamo un pochino monitorato il terreno durante questi mesi caldi. Se avete un impianto automatico di irrigazione nelle aiole del giardino, ovviamente non vi dovete preoccupare. Quando invece la coltiviamo in vaso, magari dedichiamo ogni giorno, ogni due giorni, un po' di tempo per verificare se c'è necessità di bagnare. Come tante perenni tuberose, rizomatose, bulbose, c'è sempre il rischio che terreni troppo pesanti, poco drenanti, generino umidità persistenti nel terreno che possano poi condurre a marciumi, quindi anche per l'Alstroemeria è bene utilizzare un terriccio drenante, molto permeabile. Se avete delle aiole nel giardino dove vi trovate magari un terreno un pochino argilloso, potete miscelare con del compost oppure con un bel terriccio. In vaso, ad esempio, Alstroemeria, io vado direttamente con un substrato pronto, o il One, o il One Plus, o il Flower and Pot, e qualcosa che comunque abbia dentro del materiale grossolano, ad esempio un pochino di pietra pomice, per aiutare, giusto come dicevamo, il drenaggio. Per quanto riguarda le concimazioni, io utilizzo in giardino dove c'è l'impianto automatico di irrigazione, quindi non vado io di solito a bagnare con l'innaffiatoio. Utilizzo un granulare a lenta cessione per piante fiorite. Ogni tanto ve ne parlo di questi prodotti a cessione controllata, mi trovo molto bene perché comunque hanno un rilascio graduale, non devo concimare ogni due settimane, ogni mese. Con questi granelli faccio un intervento a marzo, uno a giugno, uno a settembre e copro tutta la stagione vegetativa. Potete utilizzare anche altri prodotti, so che tanti di noi si trovano benissimo ad esempio con l'asso di fiori di Cifo, è un idrosolubile, va benissimo. Soprattutto se tanto bagnate a mano con l'innaffiatoio, potete metterne qualche cucchiaino, poi seguite
le dosi da etichetta dentro l'innaffiatoio, mescolate e lo distribuite insieme all'acqua di bagnatura. Ulteriore opzione, se volete spingere un pochino le fioriture, la brillantezza dei colori, potete aggiungere il nostro biostimolante Bioro, che ormai conosciamo bene, ne abbiamo parlato anche in uno degli ultimi video, ha proprio tutte queste dotazioni che incentivano le fioriture e la loro colorazione. La propagazione dell'astromeria di solito si fa con la separazione dei tuberi, quindi quando finisce l'inverno, all'inizio della primavera, si possono estrarre con una vanga, con una forca, le piante dal terreno. Se ce l'avete in vaso, ovviamente la cosa è molto più semplice. Vedrete che la pianta nel tempo sviluppa proprio queste patatone, questi tuberi, questi radiciotte, e ovviamente si possono porzionare. Vedete che ci sono delle gemme ben visibili, quindi lasciate qualche gemma per porzione e poi le reinterrate nel terreno a circa 20 cm di profondità. Un altro modo di propagare l'astromeria normalmente è il seme. Io, per quanto riguarda questi ibridi commerciali, lo sconsiglio, non lo so per certo, ma temo che siano tutti sterili, di conseguenza poi rischiate che non vi diano origine a un bel nulla, però e se notate, dopo la fioritura c'è questo ingrossamento dell'ovario, si forma insomma un frutto che contiene dei semini. La vedo anche piuttosto macchinosa come propagazione, rischia di essere un po' lunga, e in ogni caso sapete che quando procedete per seme il tipo di riproduzione è sessuata, quindi c'è una ricombinazione di caratteri tra papà e mamma, di conseguenza molto difficilmente riavrete la colorazione del fiore della pianta originale. Ci sono due interventi di potatura che raccomando, uno è un po' più continuativo durante la stagione di fioritura. Quando vediamo che questi gruppi di fiori sfioriscono, possiamo andare a tagliare magari anche piuttosto basso lo stelo che li ha portati, evitando appunto l'ingrossamento di questi ovari che generano poi i semi. Sono tutte energie che la pianta spende, ma noi di ottenere i semi, insomma, non ce ne frega tantissimo. Si può anche potare tutta quella che è la vegetazione un po' meno produttiva, quindi gli steli che si vedono non sono molto propensi a fare fiori, ecco, si può accorciare un attimino quella vegetazione. Alla fine della stagione poi gli steli, man mano hanno fiorito in autunno, iniziano il deperimento, a un certo punto vedete che se li tirate, stack, vengono via da soli, lasciano il tubero nel terreno e questi possono essere asportati e buttati. Quindi, come ripeto, non spaventatevi se in inverno dell'astromeria vedrete ben poco o niente, non vi preoccupate, c'è il tubero sottoterra che sta svernando. Tra i nemici dell'astromeria troviamo le chiocciole, le limacce, che sono abbastanza ghiotte dalle foglie dell'astromeria, quindi si può intervenire con un lumachicida. Ormai tendiamo tutti ad utilizzare delle soluzioni un pochino più naturali. Io vi consiglio una polvere di roccia, come ad esempio il litotamnio, potete usare la terra di diatomee, la potete spargere sul terreno. Sono questi granelli molto taglienti per le limace, che funzionano molto bene da disincentivo e non hanno assolutamente tossicità né per gli animali né per l'uomo. Potremmo poi avere visita da parte di afidi, lì abbiamo già un pochino parlato del controllo naturale di questi parassiti. Possiamo utilizzare una miscela, io miscelo sapone molle, che va a otturare gli apparati respiratori degli afidi, con un pochino di olio di neem che ha dentro questo principio attivo che ben conosciamo, la zadiractina, che ha una funzione neurotossica sugli insetti e sugli afidi. E diciamo che anche qua andiamo a controllare la pianta con prodotti non tradizionali, quindi con zero tossicità. Ultimo nemico che potrebbe interessare l'astromeria sono i ragnetti rossi, gli acari. Anche qua, se volete intervenire in maniera naturale, l'estratto di ortica è un ottimo antagonista, visto che contiene questo acido formico, l'acido salicilico, hanno un effetto caustico sui corpi di questi acari. Nell'articolo qua che abbiamo postato sul nostro blog e linkato sotto il video, ho dato anche qualche informazione in più relativamente a domande che spesso vengono poste su Astromeria, tipo: perché i fusti non stanno dritti, mi penzolano giù, cosa che, spoiler, è abbastanza normale. Si può provvedere con dei supportini e state attenti a non dare delle concimazioni eccessivamente azotate. Comunque i concimi che vi ho consigliato vanno benissimo per evitare questa cosa. Un'informazione veloce solo circa la messa a dimora dell'astromeria: se partite da piante coltivate in vaso, in vivaio come queste, potete ovviamente mettere a dimora
tutto l'anno senza problemi. Magari, ecco, vi ricordo, se siamo in stagioni particolarmente calde, badate bene alle bagnature. Se invece vi capita di acquistare un tubero, potete metterlo a dimora normalmente dalla fine dell'estate e per tutto l'autunno. Bene, Clan Georgici, spero di avervi fatto conoscere una pianta nuova o di aver approfondito una pianta che già conoscevate. Vi ricordo che tutte queste varietà di Astromeria le trovate sul nostro shop online vendita piante online.it, insieme ai prodotti che vi ho consigliato per la loro cura. Se il video è stato di vostro gradimento, lasciate un mi piace. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube. Io vi aspetto la prossima settimana, parleremo di una pianta aromatica, in particolare della sua protezione dai parassiti. Vi auguro un buon weekend, alla prossima, Clan Georgici.